Ciao a tutti ragazzi, bentornati e buon sabato. Oggi faremo uno spacchettamento diverso dal solito, perché si tratta di un unboxing completamente al buio. E questo non è tanto diverso dal solito, però si tratta anche di uno scambio, perché io ho inviato un pacco a sorpresa ad Agnese del canale Nese Time e lei ha fatto lo stesso con me. Abbiamo più o meno stabilito un tema che era naturalmente un po' Harry Potter e un po' Pokémon, visto che ad entrambi piacciono, però poi ognuno di noi ovviamente poteva spaziare in qualsiasi campo e abbiamo deciso di fare appunto questa collaborazione tra i nostri due canali. Io sono curiosissimo perché non so assolutamente cosa contenga il pacco e non vedo l'ora di vedere il video di Nese dove andrà ad aprire il mio pacco. Ragazzi, naturalmente se siete curiosi, e io vi straconsiglio il suo canale perché lei si occupa soprattutto di prodotti da edicola e fa continuamente spacchettamenti di blind bag, blind box, di subscription box, di carte di Pokémon, fa tantissimi scambi di questo genere con altri canali, quindi ragazzi ogni suo video è sempre molto molto piacevole da guardare. E poi davvero una bellissima voce Agnese che mi ha conquistato, infatti mi sono subito iscritto al suo canale che ha davvero tanti iscritti. Quindi ragazzi, io vi lascio i link sotto nell'info box e qui nelle schede per andare sul suo canale. Ma adesso bando alle ciance, andiamo subito ad aprire questo pacco. Naturalmente non può mancare il mio fidato bisturi. Alcuni di voi sostengono che se si dovesse mai rompere il mio bisturi il mio canale sarebbe finito, e probabilmente ha ragione, anche se io comunque ho una decina di lame di ricambio, quindi per un po' siamo coperti, e quando ne troverò un altro lo comprerò assolutamente, così da evitare ogni possibile guaio. Ma adesso andiamo a tirare fuori quello che mi è stato inviato da Nese. Questa busta è davvero pienissima di roba. Ragazzi, tiriamo fuori il primo pezzo ed è questo qui con su scritto creazione. Ragazzi, Agnese, l'avevo dimenticato, fa tantissime creazioni con resine e paste particolari che io non comprendo, ma comunque sono davvero molto belle e sicuramente chi è appassionato ne saprà più di me. Anche in questo caso andate a controllare il suo canale. Ma apriamo questo pacchetto. Sono davvero molto curioso, vediamo cosa c'è qui dentro. Lei è stata molto carina, mi ha scritto su ogni pacchetto cosa contiene qui creazione. Io sono stato un po' più rude e non ho scritto nulla, non ci ho riflettuto, scusa Agnese. Vediamo cosa c'è qui dentro, apriamo. No, bellissimo. Mi ha mandato una ampollina con scritto sull'etichetta Bezoar, con all'interno del materiale che va un po' a simulare il Bezoar. Chi di voi si ricorda dove si trova il Bezoar? Me lo scriva nei commenti, io lo ricordo benissimo, è una di quelle cose che non si può dimenticare, che un vero fan di Harry Potter non può dimenticare. È davvero fatta molto molto bene Agnese, grazie, è davvero bellissima, mi piace un sacco e questa andrà a finire assolutamente nella mia libreria assieme a tutte le altre cose di Harry. Davvero molto bello. Vediamo un altro pacchetto. Adesso direi di tirare fuori questo che è quello più grosso contenuto nel pacco e qui c'è scritto tre cose a tema Pokémon, c'è una Pokéball, quindi andiamo ad aprire. Io ho davvero poche cose dei Pokémon, quindi sicuramente tutto quello che ci sarà qua dentro mi mancherà. Vediamo, vediamo un po'. Allora, intanto c'è un bellissimo portachiavi a tema Pokémon. Questo è il numero 110. Ragazzi, io purtroppo mi sono fermato alla seconda generazione di Pokémon e questo non me lo ricordo, cioè non mi ricordo più che altro il nome, però è molto molto carino, quindi mi andrò presto a documentare, mi piace davvero tanto, i Pokémon sono sempre super graditi. Ma c'è ancora altra roba qui dentro, abbiamo un piccolo Pikachu, ma quanto è bello questo Pikachu. Io non ho, ripeto, nulla dei Pokémon, davvero pochissimo, nonostante mi piacessero davvero tanto, e quindi davvero cose super gradite. È fatto davvero benissimo ragazzi, guardate che espressione, che dettagli, com'è ben dipinto. E io credo che questo arrivi direttamente dal Giappone, perché Agnese, mi stavo dimenticando, sul suo canale fa anche apertura di Gashapon, che sono quelle pallette di plastica che escono dalle macchinette dove voi andate a mettere i soldi e poi girate la manovella e escono le palline. In Giappone sono famosissime, lei le compra direttamente dal Giappone e ogni volta fa delle aperture molto carine sul suo canale. E mi sa che questa arriva da lì e mi piace davvero un sacco. E ho visto che al suo interno, qui nella busta, ce n'è anche un'altra. Buttiamo questa qui
Ecco qui, e si tratta in questo caso di Mewtwo. Come vedete, io sui Pokémon di prima e seconda generazione sono abbastanza ferrato. Questi naturalmente sono entrambi della prima, e anche Mewtwo, ve lo faccio vedere, è fatto davvero benissimo, è molto molto dettagliato, sono davvero bellissimi, grazie. Poi continuiamo, ci sono davvero un sacco di cose, c'è anche una candelina, una Yankee Candle, davvero un buon odore, grazie. E poi vediamo cosa c'è ancora, qui troviamo un sacchettino con all'interno la coppa di Tasso Rosso. Agnese mi aveva annunciato, mi aveva preannunciato che si accorta in un secondo momento di avermi acquistato qualcosa che io già possedevo, e credo proprio si riferisse a questo qui. Ma Agnese, non ti preoccupare, comunque sono super graditi tutti i regali. Quindi ecco qui la collanina con la coppa di Tasso Rosso che vi avevo già recensito in uno dei miei primissimi video, quindi un tuffo nel passato. Magari vi lascio nelle schede il video corrispondente. Io ti ringrazio, Nese, anche per questo. Cerchiamo ancora dentro la busta, vediamo, mi sa che c'è un bigliettino. Io questo non l'avevo visto. Lo leggiamo assieme. Ciao, ti ringrazio tantissimo per questo piacevole swap. Mi sono divertita a creare e trovare cose da inviarti. Spero ti piaccia tutto e che faremo altri scambi in futuro. Un abbraccione, Nese. Grazie Nese davvero tantissimo, anche a me sta piacendo molto questo scambio, questa collaborazione, ne faremo sicuramente altri. Anzi, se qualcuno fosse interessato a fare degli scambi, delle collaborazioni, sono qui perché è veramente molto molto divertente. Poi vediamo cosa c'è qui, anche in questo caso c'è scritto creazioni e andiamo ad aprirlo, vediamo, Nese è davvero bravissima. Vediamo cosa c'è qui dentro. Allora, vediamo, già ho visto tanta roba a tema Harry Potter. Vediamo cosa c'è. Allora, intanto abbiamo questo bel portachiavi col simbolo dei doni della morte. Davvero molto molto carino, con questi colori, con questi brillantini, mi piace davvero tanto. E poi vediamo, ci sono un sacco di cose. Poi abbiamo una piuma che, come non può ricordarci il nostro Wingardium Leviosa, questa è davvero molto molto dettagliata, molto ben fatta, sei davvero brava Nese. Poi vediamo, abbiamo un altro portachiavi con una tavoletta di cioccolata, molto bella, sono davvero invidioso, brava, sei davvero bravissima. E poi vediamo un po', abbiamo anche un cuore con dentro una Felix Felicis, davvero molto bella anche questa qui, sono tutte quante bellissime. E poi vediamo ancora tantissima roba, qui abbiamo Hermione che prepara la pozione polisucco qui dentro questa placca in resina, sono davvero molto belle e molto leggere, pensavo dai suoi video che fossero molto più pesanti, invece sono molto molto leggere, non si direbbe, nonostante la grandezza. E poi qui in ultimo vediamo, abbiamo un ciondolino sempre in resina con un mini libro di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Davvero bellissimo, stampato molto bene. Agnese, complimenti, sei davvero bravissima, è stata una conferma per me. Ma c'è ancora roba nella busta, andiamo ad aprire il resto. Vediamo cosa vado a pescare. C'è anche uno snack giapponese. Ragazzi, questo si va ad assaggiare immediatamente, apriamolo. È una sorta di marshmallow, ecco, non mi veniva il nome, vediamo il gusto. Buono, è un classico marshmallow. Devo dire meno zuccherato rispetto ai nostri, però solito marshmallow. Grazie. Altro pacchetto, sempre all'interno, ma guardate quanto sono impacchettati bene, addirittura col punto interrogativo ha messo una cura nei dettagli davvero altissima. Io ragazzi, no. Lo vedrete nel suo video, quando andrete sul suo canale, dovrebbe già essere uscito il video perché abbiamo concordato di farli uscire contemporaneamente e io no ragazzi, io ho usato semplicemente la carta IKEA per imballare tutto, sono davvero un porco. E andiamo ad aprire questo, vediamo cosa c'è. Qui troviamo il portachiavi col simbolo del marchio nero, bellissimo. Io ho già questo marchio nero, però ho la collana che sinceramente non me ne faccio proprio un bel niente, mentre invece il portachiavi è davvero bellissimo e questo lo userò senz'altro. Ragazzi, molto molto bello, davvero lo userò. Perché la collana ero rimasto un po' deluso, perché naturalmente fanno tutte collane con queste cose di Harry Potter, invece il portachiavi è sempre molto utile e questo lo aggiungerò di sicuro alle chiavi della mia macchina.
ha inviato davvero tantissime cose Agnese, ma davvero tante, mi sento quasi in colpa. E adesso c'è anche una bustina di Pokémon, Destini Futuri Nero e Bianco. Questa magari la apriamo per ultima, visto che è rimasta dentro la busta un ultimo pacchetto. Su questo pacchetto c'è scritto creazioni che si illuminano al buio. Altro pensierino, col simbolino dei doni della morte, quindi già questo mi lascia presagire roba potteriana. Apriamo, 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 sono curiosissimo. Allora, qui c'è un baby cat, quindi vediamo cos'è, sinceramente non l'ho tanto capito così a prima vista. Credo sia un mazzetto di post-it, vediamo. Sì, sono dei piccoli post-it a forma di piccolo gattino. Questi li userò sicuramente, li metterò qui sulla scrivania, così prenderò appunti sui video da fare quando mi viene qualche idea così per la testa. E poi qua dentro ci sono delle cose fatte con gli Amabits. Io feci un video a tema, uno dei miei primissimi video era una realizzazione di oggetti fatti con questi pallini qui, che forse adesso non è neanche più sul canale, ed è uno di quelli che forse andò anche meglio all'epoca. Qui troviamo il simbolo dei doni della morte, che dovrebbe illuminarsi al buio, sì, si illumina al buio, e poi troviamo anche questo boccino, davvero bellissimo questo boccino. Questi credo che li userò anche come segnalibri. Sono davvero fatti bene, Nese, davvero bene bene. Grazie, sei davvero bravissima e sono davvero felicissimo di aver fatto questo scambio. L'avrò detto tantissime volte, ma mi sto divertendo davvero tanto. Quindi grazie anche per queste creazioni, tutte pensate, tutte a tema Harry Potter. Chissà come mai. Ma adesso, come ogni bravo gamer, anche sul mio canale facciamo uno spacchettamento Pokémon. Quindi andiamo ad aprire la bustina. Io non apro una bustina Pokémon da una vita, davvero, da una vita. Infatti si vede che non riesco neanche ad aprire il pacchetto. Vediamo qui se riusciamo. Niente, completamente, ok, ce l'abbiamo fatta. E adesso andiamo a sbustarle. E vediamo, troviamo Pampur, che non conosco. Poi abbiamo Seedot, li leggerò tutti sbagliati ragazzi, è sicuro. Poi abbiamo Riolu. Poi Shinx, sono davvero negato, lo so. Hippopotas, ragazzi, Pokémon Ippopotamo, mai visto. Questi sono di una generazione che non conosco. Poi Pesobol, cattallenatore. Questa qui è una reverse, dico bene, fatemi sapere perché non sono molto ferrato. E poi abbiamo Articuno, questo credo sia un bel Pokémon, eh? Così a occhio e croce abbiamo Articuno e mi sa che lo sfondo è quello lì cangiante. Ora Holo, credo si chiami Holo. E poi troviamo Kirlia e poi vediamo, troviamo una Lovelball e poi abbiamo Starmie. Quindi fatemi sapere voi come sono queste carte, perché io non ne ho la minima idea. E spero tantissimo, Agnese, che quelle che invece ti ho inviato io ti manchino tutte. Ed eccomi di nuovo qui ragazzi, non potete capire il casino che c'è qui a terra. Adesso mi toccherà pulire tutto, ma mi è piaciuto davvero tantissimo unboxare questa busta di regali ricevuti da Agnese. Ragazzi, mi raccomando, andate anche sul suo canale e iscrivetevi, perché davvero ne vale la pena secondo me. E ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, commentate, condividete, fatemi sapere tutto quello che volete qui nei commenti. Come sapete io rispondo sempre a tutti nei limiti delle mie possibilità. Mi raccomando, mettete mi piace anche alla pagina Facebook, trovate tutto nell'info box, apritelo, guardatelo, spulciatelo, perché inserisco sempre link e cose credo abbastanza interessanti per chi mi segue. E a questo punto non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per aver visto il video fino alla fine, e noi ci vediamo martedì con un nuovo video potteriano. Ciao!